Tommaso Tatti, una vittoria a Sanluri importantissima per voi in un campo ostico contro una bella squadra. Per di più avete giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo. Sì, come hai detto tu, un'ottima squadra, sapevamo di controllare Sanluri in salute in tutto il campionato, diciamo, perché non è solamente in questa partita qui, non le partite precedenti. Sta facendo un grande campionato, secondo me c'è una buona organizzazione di gioco, c'è un buon allenatore, c'è anche diverse individualità, quindi non era facile, sapevamo che non era facile. Siamo stati bravi a passare in vantaggio e a resistere al ritorno loro, però tutto sommato penso che i ragazzi siano comportati e abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo, in un campo dove non era facile giocare palla per le tante buche, comunque se ti è piaciuto molto, avete giocato spesso nella loro metà campo, favorito un po' dal vento, ma comunque col piglio giusto e con la giusta determinazione. Sì, hai detto bene tu, col piglio giusto, con la giusta determinazione. Una partita che in questo momento qua, con questo campo qua, non era impossibile giocarla come volevamo, sapevamo anche questo, quindi abbiamo cercato di impostarla su qualche lancio, cercare magari di giocare più la palla nella metà campo che nella nostra. L'abbiamo fatto a tratti perché delle volte sono stati bravi anche loro, quindi, però è un risultato che ci dà sicuramente morale per il proseguo del campionato. Con una vittoria di gruppo, però mettiamo in testa il portiere e alla fine la punta, cioè Nesta che ha parato il rigore e Cristian Ibra che ha fatto il gol decisivo. Sì, sono sempre gli episodi che determinano poi le partite. Gli episodi ci sono stati molto, molto a favore. Forse il rigore secondo me non c'era, poi ho preso anche l'espulsione perché ero un po' nervoso, però l'arbitro ha visto così e pazienza. Però poi siamo stati bravi, ripeto, a gestire bene la partita e quindi penso che tutto il gruppo, oltre a Iba e a Nesta, che hanno fatto sicuramente anche loro una buona prestazione, ma il gruppo ha lottato fino all'ultimo come volevo. Senti Tommaso, proprio questo gruppo all'indomani della sconfitta in casa col Muravera 4-0, che poteva essere un'ammazzata, probabilmente lo è stata, però da Samassi in poi tre vittorie di seguito significa che questo gruppo ha dei valori importanti. Sì, no, non è stata un'ammazzata, una partita dove si è persa 4-0, ma sapevamo anche che ci mancavano molti, molti giocatori. Hanno giocato diversi fuori quota, qualcuno ha giocato anche infortunato, quindi sapevamo che dovevamo incontrare delle difficoltà. Sono stati bravi loro a sfruttare tutte le occasioni e a perdere una partita così, però ci sta nel calcio, perderne una così delle volte, magari come è successo a noi, fa solamente bene. Ci sono vittorie che nell'arco di un campionato sono più importanti di altre. Voi vincendo a Samassi in un periodo in cui venivate risucchiati vicino alla zona playout, avete dato un po' la svolta e preso quel margine, anche se adesso bisogna sempre stare attenti perché c'è una grande lotta per evitare i playout. No, certo, abbiamo vinto solamente una partita, adesso già sabato ce n'è un'altra, quindi bisogna stare con i piedi per terra, come stai dicendo tu, guai a pensare di essere arrivati perché ancora ci sono molte partite, quindi il campionato è ancora lungo, i giochi ancora non sono fatti. Questa squadra vi manca, avete cambiato molto a dicembre, vi siete un po' ridotti di rosa, in più se si aggiungono gli infortuni diventa più difficile. Oggi lo stesso avete perso dopo un quarto d'ora a Filigheddu, quindi sempre in emergenza. Sì, abbiamo perso Filigheddu dopo un quarto d'ora, ci mancava Medda, c'è Corsi anche lui infortunato, quindi ancora diversi giocatori da recuperare, però fino a quando ne mancano due o tre la situazione magari può essere Sotto anche controllo. più facile. Quando magari ne mancano di più, quando vai in panchina solo con me e altri due giocatori del 96, le cose diventano anche molto più difficili, quindi ci sta che qualche infortunio ci sia, come oggi però la squadra ha cercato di sopperire a queste assenze e ha fatto molto bene. Qual è adesso l'obiettivo del Santiago d'Oro? Perché siete in una situazione dove forse il distacco per i playoff è eccessivo e magari adesso avete un distacco importante dalla zona playout. No, è vivere partita dopo partita senza guardare la classifica, dobbiamo cercare di fare più punti possibile, lo sappiamo, raggiungere subito la salvezza, poi se viene qualcos'altro, anche se i punti ormai di distacco dai playoff sono tanti, quindi difficilmente saremo lì a giocarci questo posto, però nel calcio non si sa mai, guai a mollare, guai a pensare che il campionato sia già finito, ripeto, bisogna guardare partita dopo partita e poi vediamo cosa succede.
Grazie Tommaso Tatti, complimenti per la vittoria di oggi, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie.